Elena Carraro alla fine ha spuntato il derby interno con Fratelli d'Italia ed è lei il candidato sindaco Renate Pozzolo. Come siete arrivati a questa conclusione? Allora, non c'è stata nessuna lotta all'interno come si è paventato, è stata una decisione ponderata, è stato messo sul piatto magari l'esperienza politica che è andata un po' più a mio favore perché ho fatto già un'amministrazione in un altro comune, per cui niente di più. E anche Andrea Colombo era un ottimo candidato. Diciamo che magari forse il peso dell'esperienza amministrativa è pesato un po' di più, ecco. Oggi è stata ufficialmente presentata, il suo cavallo di battaglia che porterà avanti durante la campagna elettorale. Allora, ci sono parecchi cavalli di battaglia, diciamo, sul territorio di Renate, però io vorrei incentrarmi sulla legalità che è un po' sulla bocca di tutti, ma fondamentalmente a livello concreto forse sulle mani di pochi, diciamo così. Quindi la legalità è veramente per tutti i cittadini di Renate, non solo per un'elite o per un partito politico. Deve comprendere tutte le forze che poi siederanno in consiglio comunale.